Don Aniello Manganiello ha incontrato nella sala ipogeo i ragazzi delle scuole teramane per un appuntamento sul tema Le idee restano e ricordare Falcone e Borsellino. Don Manganiello, il prete anticamorra, autore anche di diversi libri. Lo scopo dell'evento organizzato nell'ambito delle iniziative del Premio Nazionale Paolo Borsellino è stato quello di promuovere una cultura sociale fondata sul rispetto delle regole e che esalti i valori della giustizia, della democrazia e della tolleranza. Noi abbiamo cercato e stiamo cercando di investire sui giovani con la speranza di in qualche modo riuscire a dargli quel seme fondamentale per una crescita sana, equilibrata, consapevole nel rispetto delle regole. Lo scopo della giornata odierna è proprio questo, ricordare con la presenza di Don Aniello Manganiello innanzitutto due uomini molto molto importanti come il giudice Falcone e il giudice Borsellino e tutti gli uomini della scorta che hanno perso la vita per il grande senso dello Stato che hanno sempre avuto. Attraverso la testimonianza diretta di Don Aniello, che è stato a Scampia, ha vissuto con la criminalità, ha avuto delle minacce, insomma cercare di inculcare loro che cosa vuol dire rispettare le regole, che cosa voglia dire vivere nella legalità e soprattutto fargli capire che c'è sempre una via di uscita, che non è solo quello il mondo a cui fa riferimento. La legalità è straordinariamente conveniente, cioè vale la pena anche nella loro vita di ogni giorno. Non sentirsi rifiutati, allontanati perché magari non sono bravi o perché magari sono più cicciottelli o perché magari non sono bravi a giocare, vengono scartati, quindi questo li fa soffrire. Partendo dal loro vissuto, dal loro quotidiano, come pure prendere un 3 in matematica non è una sconfitta, ma comunque uno stimolo per poter prendere di più. Quindi, però ci vuole cultura, ci vuole studio, ci vuole impegno. E quello che dice Don Lorenzo Milani, che ogni parola non imparata oggi è un calcio nel culo domani, se non studi ovviamente ti dovrai arrangiare, sarai sfruttato, dovrai lavorare a nero, gli altri approfitteranno di te, tu non darai dignità alla tua vita, valore alla tua esistenza. Insomma, la legalità è anche questo ed è quello che cercherò di dire ai ragazzi.